questo break è dovuto anche a un errore clamoroso dell'arbitro. Eravamo sotto di due, seconda fase di Fadanelli, un rigore netto, più due minuti, non fischiato niente. Prendiamo gol in contropiede, più tre, da lì abbiamo cominciato a sbagliare anche tiri dalle ali, e da fuori si sono staccati piano piano. Poi ultimo minuto prendiamo due gol stupidi, andiamo a fare un anticipo inutile col numero 5, prendiamo gol e niente. Poi secondo tempo loro hanno mantenuto quel vantaggio, non siamo riusciti a fare subito due gol, quello che era l'obiettivo. Poi dopo era troppo tardi. Comunque ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, non è facile giocare queste partite giorno dopo giorno. Stanchezza poi si sente, e fatica nelle gambe, i cambi di direzione non sono più stessi come i primi giorni, è normale. Ma niente, dobbiamo adesso vedere con chi giochiamo nella seconda parte del torneo. L'obiettivo è sempre lo stesso, qualificarci per i mondiali, portiamo due punti. Che buono, abbiamo oggi occasione per andare tra le otto e chiudere questo discorso, non siamo riusciti, peccato, ma proviamo comunque a entrare tra le prime dieci e qualificarci per il mondiale. Adesso bisogna un po' mettere le teste a posto e dimenticare questa partita, non sarà facile, però lavoreremo principalmente su questo. Dall'altra parte ci saranno Croazia e Montenegro. Sì, Croazia e Montenegro, Croazia che porta due punti, Montenegro zero. Vediamo, cioè, in teoria ci basta una vittoria per passare avanti tra le 12, poi anche lì devi vincere per forza una partita se vuoi arrivare tra le 10. Ripeto, non sarà facile, il torneo è lungo, manca ancora 4 partite, però siamo qua per giocarcele.